Allora cominciamo. Buonasera, anzi buon pomeriggio. Grazie a tutti voi per essere qui in questo angolo d'autore, chiamiamolo così giustamente. È un'emozione per me oggi perché per la prima volta sono qui al Salone del Libro a Torino, tra l'altro quest'anno in modo particolare perché è proprio il nostro salone. E sono attrice, per cui insomma c'è anche un motivo di orgoglio, diciamo, no? Per cui vi ringrazio molto per condividere con me, insomma, in questo posto, come dire, no? Questo angolino, questo spazio. Accanto a me l'editore Enrico Cavallito della Imprevix, che ha tradotto questo progetto, ci abbiamo lavorato nei mesi scorsi ed è uscito appunto un libro che voi vedete. Che si intitola E poi sarà l'Aurora, e a mia sinistra Angela Donna, mia compagna di viaggio in tutti questi anni, in modo particolare nell'ambito della poesia. Abbiamo condiviso diversi momenti e diversi spunti di esperienze insieme. Io comincerei a lasciare il microfono ad Angela Donna e poi due parole per l'editore, e poi passiamo ad Angela e poi faremo un po' una chiacchierata insieme e vi leggeremo qualche brano. Volentieri, due parole si dicono sempre, anche perché chi fa il mio mestiere mai dà più il microfono in mano, perché se si dà come segno di cortesia corre il rischio poi di doverlo ascoltare. Mi rendo conto però che fortunatamente non siete venuti per ascoltare me, ma per ascoltare delle belle poesie e condividere delle emozioni. Per cui io faccio molto brevemente la mia parte dicendo che sono stato molto contento di incontrare delle persone che credono ancora non solo nelle cose materiali e si cimentano cercando di fare il meglio possibile una cosa difficilissima che è quella di trasmettere delle emozioni attraverso la poesia. Perché se è difficile già scrivere un romanzo, è ancora più difficile probabilmente trasmettere con pochi versi quello che si vuole dire. La poesia non è un genere letterario con la quale si fanno sicuramente i soldi né gli editori né gli autori. Lo si fa perché ci si crede e perché è bello riuscire a vivere tutti un po' meglio. La poesia permette questo. Non fa mangiare, però tutto sommato se uno ha la fortuna già di aver mangiato può avere tutto quello che viene dopo. Grazie. Grazie Enrico. Passo la parola a questo punto ad Angela. Buonasera a tutti. Io sono stata un po' la sensale di matrimonio tra voi due perché ho fatto conoscere l'editore a Egle quando abbiamo fatto quel lavoro a Porta Palazzo su Sguardi Diversi, che poi una serie di poesie dedicate a Porta Palazzo che ho curato, insomma, e quindi poi anche Egle ha potuto conoscere me. A proposito di questo, prima di chiederti alcune cose per stare un po' con noi e raccontarci perché di questo libro, volevo leggere la prima tua poesia che è proprio dedicata a Porta Palazzo. Fa parte del primo gruppo di poesie di quando Egle, bambina, andava con la mamma al mercato e c'è una bellissima descrizione. A Porta Pila si andava a piedi, sporte pesanti, vuote all'andata, poi dondolavano ad ogni passo tornando a casa fino lassù, al quarto piano, senza ascensore. 6 anni avevo ed arrivavo giusto una testa a bordo mancone, spinta da mani, gomiti e braccia. «Vai a una velma, Mimbela», sentivo dire, mentre la mamma pensava e cantava e contava con fine mese così vicino. «Un chilo, grazie, ma non di più». Lei rispondeva in italiano, ma il piemontese lo capiva già. Ho voluto appunto leggere una poesia così si entra un po' nel linguaggio di Egle, ma parlando proprio di questo libro che è protagonista, no? Di questa sera, perché siamo al Salone del Libro. Allora, come è nato questo libro? Perché questo libro? Perché nel 2016? Perché è nato proprio da poco? Sì, in effetti ci vuole coraggio, nel senso che ci ho impiegato un bel po' di anni, da diversi anni scrivo poesie, ho scritto
incontri, ma poesia in modo particolare, però non c'era mai il momento giusto, o forse il coraggio giusto, non saprei, per provare a ricostruire o mettere insieme i testi, seguendo però, come dire, un criterio che fosse di vita, perché la mia idea era appunto quella non di raccogliere le poesie che uno scrive nell'arco del tempo, ma di renderle vive e di far sì che queste poesie potessero in qualche modo raccontare una storia. La storia, in questo caso, che io ho attraversato finora e che mi ha portato a decidere anche di creare valore attraverso le poesie. Nel frattempo anche sto percorrendo anche la strada di studi buddisti, quindi la creazione di valore è uno dei punti, anzi se non un punto essenziale, per cui forse la molla, diciamo, che si è accesa, la luce che si è accesa è proprio stato il momento in cui ho dovuto affrontare una terapia molto pesante e qui veramente si è aperto un po' un mondo. Quindi ho proprio pensato e dico guarda, nonostante tutto, una speranza c'è sempre ed è questo il valore che io ho voluto in qualche maniera comunicare. E quindi quel testo ripercorre un po' questa storia, infatti è organizzato anche a gruppi di poesie che hanno ciascuno una tematica. E questo è direi il principio. E infatti, siccome la terapia l'ho terminata alla fine del 2015, mi sono un po' i mesi successivi avevo un po' bisogno di riprendermi, dopodiché però ho iniziato subito a lavorare. E il titolo, questa è la parola, è proprio il titolo della poesia che ho scritto negli ultimi giorni in cui ho terminato questa terapia. Per cui c'è un valore, diciamo, in più, no? Un valore aggiunto in più rispetto ai testi. Ecco, allora a questo punto abbiamo sentito una poesia di quando eri bambina, ma nella prima parte sei ancora una giovane e quindi hai anche delle poesie di quando eri adolescente, quando eri insomma all'università, o forse però quei dei mitici anni 70, ancora prima. Allora leggici qualcosa di questi tuoi anni. Ho scritto questa poesia infatti pensando proprio ai periodi degli anni addirittura 60, quando ho iniziato a andare a scuola. Io ho fatto le scuole in un quartiere che era appunto Borgo Dora, tra l'altro, Borgo Dora Banchigna, alla Masserano, quindi tempi di immigrazione, quindi in classe eravamo 30-35 bambine. E siccome eravamo tanti, eravamo organizzati in doppi turni, quindi una settimana si andava al mattino e una settimana al pomeriggio, perché ogni giorno la classe era piena, sia il mattino che il pomeriggio, non c'era ancora il tempo pieno. Per cui ho scritto questa poesia davvero pensando veramente all'esperienza di quel momento, quindi anni 60, e il titolo è Doppi turni. Troppo stretta quella scuola per accogliere noi bambini. Una scuola d'800, a noi si era nel 60, e così sono doppi i turni, con le classi separate, là i maschietti, qui le bimbe, ed avevo una compagna che parlava un poco strano, ogni dì nell'intervallo lei mi offriva la sua pizza con olive e melanzane, odorosa e profumata come se appena sfornata. Io avevo un pacchettino con i cracker belli asciutti o a volte un buon panino con un po' di marmellata. Facevamo a metà, ma la sua era più grossa. Quel miscuglio di sapori mi è rimasto sempre dentro, con i ricordi dell'inchiostro che riempie il calamaio che il bidello ci portava con l'apposito flaccone. E poi si tornava a casa con le dita tutte tinte. Vecchia anche tu qui, ancora il anch'io, ancora il calamaio in quattro. Abbiamo tutte le tinte. Però poi sono arrivati i mitici anni 70, giusto? E hai scritto anche per questo dei ricordi. Ed eccoci qua un po' più grandi, solo un po' più grandi. 70. Ondeggio al ritmo di musica rock, tra luci e voci e sguardi leggeri, con la minigonna e quei zatteroni che fanno delle gambe da trampoliere, tre capelloni vestiti di fiori. Poi le proteste, tutti in corteo, tese le mani per una scuola diversa davvero, per quella pace che sempre ci sfugge per donne e bambini in paesi lontani.
70, quegli anni di piombo e di libertà ancora risuonano in voci vicine. Io sono una fan dei libri ancora di carta, il cartaceo mi piace molto, no? Cioè lo trovo un oggetto prezioso che tu puoi avere in mano, lo sfogli, guardi la carta, senti l'odore, guardi la copertina, e questo mi sembra un piccolo gioiello, perché effettivamente Imprimis si dedica con passione a questa, al fatto di pubblicare libri o di poesia o di racconti, perché di fatto Imprimis nasce come invece un'agenzia di comunicazione, quindi è proprio la passione di Enrico che si dedica a questo. E questo è un libro particolare, anche per questa immagine di copertina. Mi piacerebbe sapere un po' come ci hai lavorato, perché so che avete collaborato nella creazione, quindi da questo punto di vista se ci spieghi un po'. Allora, intanto le immagini un po' mi accompagnano nel mio percorso, perché quando ero ragazza io dipingevo e quindi ho sempre amato molto i colori, le immagini e le impressioni che colori e immagini danno. E quindi in qualche maniera anche la mia scrittura è un po' come se io avessi un po' spostato dal pennello alla penna il passaggio alle immagini, ai colori e alle parole. E allora quando ho pensato appunto a costruire proprio questo libro, mi è venuto in mente di mettere le fotografie che io facevo, io amo anche fare fotografia, e così mi è venuto in mente di mettere, quindi non è appunto un'immagine scaricata da internet come alcuni potrebbero pensare, ma è una reale fotografia di un fiore di loto. Questo fiore di loto sono andata proprio a cercarlo e mi hanno anche aiutato a trovarlo. Al Lordo Botanico di Trana, nel Giardini Rea, vicino a Giavena. C'è il grosso bascone e lì c'erano un unico fiore di loto fiorito nel corso dell'anno scorso, e quindi questo garantisco che è assolutamente un fiore di loto, che ha un significato, perché nella filosofia orientale, quindi nel buddismo, rappresenta proprio la nascita continua, la possibilità di rinascere continuamente, anche perché il loto nasce dal fango, quindi si nutre del fango. Quindi la metafora è che anche nei momenti più difficili, che rappresentano un po' il nostro fango della nostra vita, è possibile che nasca un fiore. La cosa importante che ha sottolineato Egre è che ha fatto una costruzione di questo libro, perché non è soltanto una giusta posizione di poesie, no? Ma è proprio un qualcosa di diverso che trasmette un messaggio. E nella seconda sezione il messaggio è quello dell'amore. Amore per la natura, non solo un amore di coppia o di relazioni tra persone, ma proprio anche rispetto alla natura. E allora, visto che abbiamo parlato di fiori, io ho scelto anche una poesia che parla di un altro fiore, e sono le rose che ci sono in inverno. Sarà anche perché io non ho il pollice verde, ma misteriosamente da 3 anni una rosa continua a fiorire d'inverno, d'estate, una rosa bianca. Dopo tentativi vari di averne avute altre che sono sempre morte, questa non so, vi dico, non so perché. E allora io sono molto amante delle rose. Rosa d'inverno, brina sui petali cremisi, racchiusi a corolla tra spine brunite. Macchia di vita striata, profumo di maggio nell'aria gelida di fine novembre. Un fuori stagione per ricordare la primavera che è stata. Un tocco effimero di colore nell'opalescenza, preludio di nebbia. Breve durata di un raggio di passione nell'inverno dell'anima. Grazie Angela. Questo, ovviamente anche questa era una metafora, nel senso che, come dicevo appunto prima, anche una rosa, un fiore può fiorire d'inverno e ci ricorda che la vita è una forza inesauribile. Io coglierei, allora continuerei con una poesia che fa parte sempre di questa sezione legata all'amore, ed è una poesia scritta in un momento di sofferenza, che giustamente le poesie sottolineano i momenti di sofferenza, quando l'amore, ahimè, comincia ad avere qualche cedimento, e soprattutto l'amore verso se stessi, che è il punto poi principale in realtà, che ci fa in qualche maniera, ci ricorda che l'amore verso gli altri passa attraverso la nostra valorizzazione della nostra vita. E quindi questa è una poesia, diciamo, che
ripercorre un po' questo aspetto. E il titolo è Verranno le sei. Sembra un covo di spine questo giaciglio informe che mi attende ogni sera, immobile, puntuale come una rata in scadenza. Attendo, rimando il momento dell'incontro. Cerco scuse, plausibili o futili, quasi a respingere un petulante amante. Ma il fastidio è lì e mi aspetta, lo so. Non trova pace questo corpo stanco, teso, snervato, groviglio di fili appeso al pulsare del tempo che scorre. Grumo di terra inaridita in cerca di sorgente. Non c'è riposo dal rimpianto, non c'è rimedio di gocce amare di chimica fonte. Verranno le sei e l'alba, comunque. Ecco, io sempre in questa sezione ho selezionato un'altra poesia che mi è piaciuta molto, che è intitolata L'Ibisco, che abbiamo anche letto sabato scorso sul ponte Carpanini in Borgo Dora, per una manifestazione che c'era importante a sostegno di un progetto intitolato Differenziamoci, che deve aiutare un po' le persone di questo borgo e anche del mercato, di questa zona che è particolarmente una zona degradata, a imparare a fare la raccolta dei rifiuti, a rispettare l'ambiente. E allora noi abbiamo recitato poesie sul ponte, perché siamo anche un'associazione culturale. E una di queste poesie era appunto poesie dedicate naturalmente alla natura, no? Al rispetto della natura. E una di queste è L'Ibisco, che anche questa è poi una metafora, perché si svelerà soprattutto nel finale. L'Ibisco non c'è più, solo un ceppo, grigio e muto, sbuca invano dalla terra smossa. Tronco di rami, orbo di fiori, affonda in resti di storte radici, vestigia nodose di linfa spezzata, memoria di accesi colori in dissolte corolle. Intorno si muove la vita e dall'umida coltre ecco spuntare timida una pringola. Grazie. Sempre di questa sezione, terminiamo con questa sezione con di nuovo una poesia intensa, un po' che fa un po' il contraltare quello di prima, di Verranno le sei, e anche qui è un momento di riflessione interiore piuttosto forte. Il titolo è Lampi. Squarciano il manto nero, minaccioso, zavorra d'umidità, mentre sottile e leggera la nostalgia emerge, si spande, permea l'aria, si fonde al fragore del tuono. L'improvviso rumore mi avvolge, mentre è fitta, la pioggia scende, battente, penetrante, colpisce l'asfalto, rimbalza sulla ringhiera. E da quel balcone, fisso sotto di me, il buio. Queste sono state poesie di un periodo tosto, buio, però io so che adesso quel buio è restato proprio alle spalle e quindi davanti c'è la luce che dopo ogni tunnel, no? In termini molto semplici dire dopo la pioggia viene il sereno, queste cose qua, che poi in realtà sono proprio quelle, sono proprio vere, lo yin, lo yang, mettiamoci cosa vogliamo, la vita è sempre in movimento, ecco, esatto. Si impara però un po' da vecchi, questa filosofia da giovani si vede tutto nero per l'eternità. Allora, adesso parlando invece di cose belle, di realtà presente, noi, come dicevo prima, siamo anche dentro un'associazione che si chiama Due Fiumi, quindi mi piacerebbe sapere adesso nel presente che cosa stai facendo, anche la partecipazione a questa associazione, insomma le cose belle che ti stanno circondando e a cui dai tanta energia. Certo, allora una volta, come abbiamo detto, accesa la luce, usciti dal tunnel, la vita ha la riserva delle bellissime sorprese. Allora, io ho incontrato l'Associazione Culturale Due Fiumi qualche anno fa, è un'associazione che si occupa in modo particolare di valorizzare la scrittura creativa, sia poetica che poetica in prosa, e cerca proprio di portarlo in tutti i luoghi possibili, appunto come dicevamo prima, anche per strada, anche in mezzo alla gente, perché crediamo fondamentalmente che la lingua scritta, le parole comunque abbiano un valore catartico, comunque che ci consenta davvero di stare meglio
sostenendo, anche affrontando, come avete sentito prima, momenti difficili, anzi soprattutto attraverso i momenti difficili. Come associazione stiamo, tra l'altro quest'anno abbiamo avuto degli ottimi riscontri, perché abbiamo anche intercettato alcune location nella città che ci ospitano per dei reading di poesia nella circoscrizione 5, oltre all'attività Porta Palazzo Torbodora, e poi di recente abbiamo proprio terminato oggi degli incontri con studenti di istituti superiori per degli incontri di scrittura creativa, sia all'Istituto Alberghiero che all'Istituto Tecnico Grassi. Quindi insomma non è semplice parlare ai ragazzi di poesia, ma siccome ci crediamo fermamente, noi questo è un valore che continuiamo e vogliamo comunicare. Sì, il Tedore 5 fa parte dei regni d'ambiente, che appunto con poesie dedicate all'ambiente, che leggiamo alla Piola Libreria di Cati Abruzzo, che si trova appunto in via Viviana 31 alla circoscrizione 5. E i progetti dell'associazione, direi che insomma, quest'anno hanno avuto una evoluzione molto, diciamo, molto ampia, anche per questo discorso che dicevo prima del coltivare la poesia con i ragazzi. Cioè, è stata un'esperienza faticosa ma molto entusiasmante. Ecco, la parte terza del tuo libro si apre proprio al mondo, quindi c'è un rapporto con la realtà, e io di nuovo insisto con le rose, perché vi ho detto che sono la mia passione, e quindi vorrei leggere Il venditore di rose. Rose rosse, senza spine, offerte in sorriso da mani straniere, tra sguardi distratti. Corolle vermiglie da terre lontane. Per quali viaggi e quanti perigli siete qui giunte senza rumore? Parlano per voi spine estirpate che più non sono. Almeno questo sarà sollievo, anche se breve, per quel mite venditore di rose. E se dovete rimanere sul tema dello sguardo sul mondo, che è legato a noi in maniera mani e piedi, perché noi e il mondo siamo, noi e l'ambiente siamo un'unica cosa, io ho scritto questa poesia, che è anche una metafora, non solo si titola Spirito Nomade, ma non è legata necessariamente al fatto di essere un nomade in quanto appartenente all'etnia, ma è proprio il nomade che c'è dentro di noi, quindi è la voglia di viaggio interiore, e quindi è la nostra capacità, anche voi insomma, di muoverci nel mondo. E il titolo è Spirito Nomade. Spirito nomade, piacere sapiente e incessante, diverso desio oltre i confini del già conosciuto, fuori da reti, natura selvaggia che semina ma non raccoglie, spirito pronto a partire come se fosse sempre la prima volta, libero d'essere, battito d'aria. Tra l'altro adesso leggendo mi rendo conto che il diverso desio oltre i confini, che è anche il tema del salone del libro di quest'anno, quindi è un tema universale che ci tocca tutti. Vi assicuro che stare con Negret dà proprio questa impressione di libertà, perché lei è uno spirito libero e poi molto positivo, quindi io mi faccio contagiare, lo dico sempre, no, da lei, perché così mi rende più anche allegra e più disposta ad affrontare le avventure. Solo aggiungere una cosa che non è che va a mio vantaggio, perché è vero che la carta stampata è una gran bella cosa e sicuramente meglio del digitale, anche secondo me, però non c'è niente come riuscire a sentire le poesie lette, perché sia Angela che Egle ti danno un tono che io l'altra sera, dopo un'altra presentazione, sono andato a casa, mi sono rimesso le poesie che avevo ascoltato e me le vedevo raccontate, ed è una cosa che il piccolo editore fortunatamente ha la possibilità, insieme a quelli che vogliono partecipare a queste, perché ciascuna presentazione poi praticamente è un piccolo evento che si crea tutti insieme, dove il protagonista è il poeta, ma anche quelli che ascoltano, perché poi si condivide veramente un'esperienza. Sempre parlando di mondo che ci circonda, io non avendo la macchina sono spesso sui bus e quindi ho scelto di leggere questa poesia dei bus. Salutiamo, arrivederci allora e buona continuazione. Quindi vi dice...
dicevo che non avendo l'auto in città uso molto i mezzi pubblici, quindi ho scelto di leggere bus. Volti, colori, sguardi impegnati su tasti in cifre appena assorti in altri pensieri, mani afferrate, appoggi veloci, zaini, sacchetti che dondola, un passeggino, un bambino, occhi stupiti da un mondo di passi incrociati. Qualche parola, scusi, biglietto, un cenno, un assenso. Rallenta la corsa, si aprono porte, chi sale, chi scende, in un carosello di forme e volumi, storie infinite si addossano ancora senza rumore, del tutto ignare l'una dell'altra. Alberga negli occhi la fretta del mondo. Ah, grazie Angelo. Sì, questa è una poesia che è venuta proprio fuori stando nel bus, e quindi in realtà possiamo scoprire degli infiniti mondi nella nostra realtà quotidiana, ed è questo anche quello della poesia, cioè la poesia si raccoglie e si racconta e si svela in ogni nostro istante, non c'è nessun ambiente preciso, tutto è possibile nella poesia. Io adesso inizierò la quarta parte di questo libro, che parte, si intitola appunto La scelta, ed è la parte, diciamo, in modo particolare dedicata al fatto che la scelta di vivere e decidere di vivere secondo quello che è per noi, per il valore della nostra vita, dipende solo da noi. Per cui che partirò proprio con la poesia che si intitola La scelta. Anche ringrazio anche Mario per la sua partecipazione. Ciao, ciao. Ciao. La scelta. Appeso al filo di un altro domani, dondolo, insolito e incertezza. Affondo le mani nel dubbio infinito di scelte mai fatte, lasciate intentate, perché la paura annienta la voglia di spingersi in volo. Tutto si compie nell'attimo stesso in cui chiudo gli occhi e lascio che altri afferrino l'onda vicina alla riva. Quindi il messaggio è proprio quello che è. Non è solo cogli l'attimo, che insomma è diventato una specie anche di modo di dire, no? Ma è proprio afferrare la propria vita e decidere di dargli la direzione che è più vicina a noi, no? Per arrivare alla nostra felicità veramente. Prima di continuare nella lettura volevo ancora chiederti, abbiamo parlato del passato, del presente, vorrei ancora sapere dei progetti futuri, che cosa c'è in pentola per il prossimo futuro di scrittrice. Allora, dopo questa fatica, che in effetti scrivere e organizzare un testo, un libro, non è una cosa semplice, la mia idea è che volevo provare a scrivere anche un romanzo. Continuerò sicuramente nello scrivere poesie, questo sicuramente, anche con un tono finalmente anche molto ironico, quindi ho una serie di poesie anche divertenti da questo punto di vista, però volevo provare davvero a raccontare in maniera buona prosa, quindi un romanzo. L'ho già iniziato, ho già i personaggi, e anche con il titolo delle location, come si dice, quella ripresa mi garantisco abbastanza titanica, e quindi ci proverò però, perché le sfide fanno parte della vita. Allora speriamo che questo sogno sia vero, in realtà io leggerò invece un sogno che si è già avverato. Il sogno avverato. Quando attendi quel sogno lontano, impossibile quasi, a portata di mano, e sospendi in attesa la vita che scorre, sopportando il peso, non incerto la resa, ecco giungere a sogno avverato quello strano sentirsi città bombardata con le buche e i solchi di una cura cercata, a lenire e guarire la ferita che il corpo già sapeva di avere. E ci arrivi ammaccata, come presa un po' a botte. Ora è gioia capire di aver fatto un cammino con vittoria finale, ma ci vuole del tempo per poi ricostruire e far scorrere linfa, piena, fresca, vitale. Grazie Angela per aver letto questa poesia che in effetti corrispondeva proprio al momento in cui ti dicevo prima, sono riuscita
riuscita a uscire, adesso sono ancora sotto controllo, insomma sono riuscita a uscire da quella tunnel abbastanza difficile. E questa che vi leggo adesso è una compagna che mi ha tenuto compagnia, me lo tiene ancora per tanti anni, perché io spesso ho scritto di notte, cercando di giorno, come tutte le donne che lavorano in figli da far crescere, la casa, il resto, non hai mai tempo nemmeno per scrivere, e io ho scritto per tanti anni di notte, spesso con la luce della luna, perché accendere le altre luci poteva disturbare qualcuno accanto a me. Questo però è molto da poeta, scrivere con la luce della luna. E quindi sono riuscita anche a scrivere al buio, poi un giorno dopo cercavo di sistemare i testi perché ovviamente qualche cosa mi sfuggiva, ma le parole erano già quelle. E quindi avevo dedicato a questa luna una poesia che si intitola Silente compagno. Luna imbronciata, di ombre vestita, occhieggi, curiosa, da nubi nascosta, passeggi da sempre tra stelle e pianeti, in punta di piedi, compari improvvisa, baciata al tramonto dal sole morente. Silente compagno al calar della notte di umani desini, di tracce furtive, di vite ai lampioni, di quella paura antica e profonda, cedere al sonno i nostri segreti. Tu vedi i tormenti, gli agguati, il dolore, le ingiuste intenzioni che il buio nasconde. Guardiana immutata, ti interroghi, scruti, ma a noi nulla giunge di quel che tu pensi. Sarebbe altrimenti l'umano destino? Un vero poeta, perché i veri poeti per forza almeno una poesia sulla luna la scrivono tutti. Io ogni tanto lo dico ridendo, perché quando facciamo i corsi di scrittura creativa, di poesia, così dico, dobbiamo fare qualcosa sulla luna, perché i poeti vivono di raggi di luna. E quindi mi piacerebbe, per quello che dico, cioè per le scelte che ho fatto io, leggere ancora questa per te, che scriverò, e poi se tu vuoi ancora leggere poi faremo ancora una domanda finale. Scriverò del tempo trascorso nell'attesa di un altro domani. Porterò i miei pensieri al mare perché solchino nuove rotte. Metterò in valigia i sogni lasciati sospesi e li spederò senza ricevuta di alcun ritorno. Chiuderò in un cassetto i biglietti ricevuti dagli amanti spariti, con le rose appassite e le lettere mai spedite. E aprirò la finestra del cuore per farvi entrare luce e colore senza più attese né pretese. Grazie Angela. E proprio sulla in linea quando scriverò, qualche minuto, sì. Allora possiamo terminare come lettura con questa poesia che riguarda le parole. Le parole sono magiche, perché ci consentono di evocare, sono suggestioni che escono, e io ho creato proprio una poesia sulle parole e su quelle che noi usiamo come poesia e come poeti. E titolo è Per questo vivi. E loro escono così come viene, anarchiche, avvitate, frizzanti, o lente plantigrade affamate di luce, di ombre, di fili appesi a nuvole fugaci. Respirano, sì, respirano le parole, distese, singhiozzanti, gorgoglianti di sillabe, di emozioni, di tumulto. E tu che fai? Respiri con loro, ti sciogli nei loro accorati abbracci, piangi e ridi e sprofondi in un letto fatto di nulla, eppure proprio per questo vivi. Io adesso faccio una domanda invece antipoetica al maschio. Ma se uno vuole comprare questo libro, dove lo trova? Perché uno dice non vive di poesia, giusto? Stamattina i ragazzi hanno scritto questo acrostico su si vive d'amore senza soldi.
qualcosa del genere. E noi ci chiedevamo, ma si vive d'amore senza soldi, anche senza soldi, punto esclamativo o punto interrogativo? E i giovani, punto esclamativo, da vecchi forse si comincia a pensare che ci va anche il resto. Allora adesso a parte gli scherzi, no, perché è sempre importante anche sapere se uno vuole appunto regalare a qualcuno questo libro, regalarselo al di là del fatto di trovarlo qui, perché oggi c'è dove si può trovare. Beh, allora innanzitutto dall'editore, perché l'editore è il nostro fornitore ufficiale, quindi qui ci sono tutti i riferimenti e quindi è possibile richiederlo lì. E poi le presentazioni, tanto che andranno avanti anche ulteriormente, sono già in previsione altre presentazioni presso biblioteche a Torino. Su questo io ho, come tutti, la pagina Facebook, quindi metto di volta in volta le presentazioni con le date, gli orari e i luoghi, così come è avvenuto adesso. Potete farlo sia sulla mia pagina Facebook, che è Gregoriesi, sia sulla pagina Facebook dell'associazione, così potete vedere anche le iniziative dell'associazione, che si chiama Associazione Culturale di Torino. Io saluto tutti e ringrazio lei, credo adesso passo la parola a lei, che certamente deve anche lei salutare e ringraziare, sperando di avervi insomma fatto passare una tre quarti d'ora in compagnia della poesia. Sì, appunto, grazie a tutti voi e spero che queste parole abbiano in qualche maniera messo un piccolo seme, no? Sull'amore per la poesia, che ci auguriamo che rimanga sempre nel cuore di tutti. Grazie ancora.